Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto un accessorio a volte molto importante per le nostre fotocamere mirrorless o reflex, anche per le telecamere. Stiamo parlando, come già avete visto dal titolo, dell'Atomos Ninja 5. Quindi oggi ragazzi facciamo un piccolo unboxing e parliamo delle prime impressioni. Quindi rimanete collegati, dopo la sigla andiamo a scartare insieme questo Ninja 5. Iniziamo. Andiamo a toglierlo da questa confezione. Ecco qua, questo togliamo. Questo mi piace, la confezione mi piace, praticamente è calamitata. Ok, eccolo qua, subito lui in primo piano, lo togliamo. Ok, ma come prima impressione devo dire che non è poi così leggero, però è veramente ben fatto, tutto il corpo in alluminio, veramente bello. Bello, un bello oggettino. Ah, lo mettiamo qua da una parte e andiamo a vedere rapidamente che cosa c'è all'interno. Qui abbiamo le istruzioni rapide, come possiamo leggere. Qui Atomos ci dà il benvenuto. Qui delle istruzioni rapide, ci dice dove scaricare il manuale, ci dice le batterie, quanto possono durare, quanto si può registrare. Infatti qui vi voglio introdurre una cosa, registrare perché, prima di andare avanti nell'unboxing, perché lui praticamente, come vedete qui, ha l'incasso per le batterie, ma poi ne parliamo dopo. Ma qua, come vedete, ha un incasso per l'SSD. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questo registratore, la particolarità, oltre a vedersi benissimo con i suoi 5 pollici e 1000 nits di luminosità, ci permette di registrare internamente tramite un cavo HDMI. Questa non è una cosa da poco, perché non c'è bisogno di avere con sé le proprie schedine, le proprie CF Express, quello che la macchina insomma richiede, ma tramite l'SSD abbiamo una registrazione fino a 4K a 60 fps e anche in HDR, quindi tanta roba. Inoltre, ma questo lo andremo a vedere magari più avanti, farò un video dedicato, probabilmente, come voi già sapete, la Canon R5 sui lunghi video ha qualche problema di surriscaldamento, diciamo non sul breve, però passate magari la mezz'ora, se registrate in 4K in HQ, che comunque è una qualità 4K superiore alla norma, diciamo tende a scaldare, e probabilmente questo affarino qua ci permette di bypassare questo problema e quindi ci dà una registrazione illimitata per le nostre riprese in 4K HQ, oltre che 4K 60 fps, ma questo lo andremo a testare e vedere poi. Anzi, fatemi sapere nei commenti se volete un video dedicato per questa cosa. Ok, detta questa parentesi, comunque ci arrivavamo dopo, ma dato che avevo detto della registrazione ve l'ho voluta anticipare. Abbiamo l'alimentatore che suppongo andrà qui con un accessorio. Qui abbiamo tutte le prese dei vari paesi, quindi vedete, lo potete usare in praticamente in tutto il mondo, già accessoriato così di suo. Noi ci servirà questa, le altre le mettiamo da parte. E inoltre abbiamo il caddy, ossia abbiamo un case con le vitine, dove appunto quello che vi ho anticipato, qui potete adagiare il vostro SSD, chiuderlo con le viti apposite che vi sono state fornite in confezione, dopodiché lo potete mettere qua, girato per questa parte, così, e avremo appunto l'SSD che può iniziare, una volta formattato, a registrare. Thank you.
E in ultimo troviamo l'adattatore appunto per la ricarica. Ricarica che va da 6,2 volts a 16,8. Non c'è più niente, alziamo tutto per vedere per bene, ma non c'è più niente. Rimettiamo via tutte le nostre prese che non ci servono per il momento, anche perché per i viaggi per il momento appunto non se ne parla, quindi queste non servono adesso a nulla. Ok, e richiudiamo la nostra bellissima scatola. Infatti non ve l'ho fatto leggere subito, ma infatti qui la sigla dice 4K 60p HDR, quindi come vedete è quello che vi ho detto, che questo Ninja 5 ha la particolarità appunto di farci registrare internamente a lui, cosa non da poco, perché tutti i monitor esterni per le nostre fotocamere la maggior parte ci danno solo una visione di quello che stiamo andando a fare, che comunque è importante, perché uno schermo più grande rispetto allo schermino che abbiamo nelle nostre fotocamere, anche se sempre più evoluti, ma uno schermo più grande, più luminoso eccetera, ci fa sempre comodo per vedere se è sempre tutto a fuoco, per vedere tante altre cose. Ma in più la particolarità di registrare all'interno e di bypassare queste restrizioni, beh, non è una cosa non da poco. Del caddy ne abbiamo parlato, quindi questo è quello per mettere l'SSD esterno. Poi magari anche con questo vi farò un video dedicato, oppure faremo proprio un video con tutti gli accessori del Ninja, così vi parlerò dell'SSD, delle sue batterie eccetera, perché come avete visto anche le batterie come vedete non ci sono, quindi per fare funzionare il nostro Ninja in questo momento dobbiamo inserire il nostro adattatore di corrente così, quando ha fatto click è installato, e qui dovrete andare a inserire appunto il cavo in dotazione, lo dobbiamo inserire qua, lo avvitiamo per non farlo uscire. Una volta messa la nostra spina andremo a mettere a corrente. Ora io lo attacco e vi faccio vedere una prima accensione. Tutto questo perché come già vi ho spiegato non abbiamo una batteria in confezione, e questo non mi è piaciuto molto, sono sincero, è quello che una delle cose negative che ho trovato di questo Ninja, perché comunque non costa poco, siamo intorno ai 700 euro, è sicuramente uno schermo, un monitor professionale, però appunto per questo non mi aspettavo di non trovare una batteria, perché comunque questo rimane un monitor da campo, quindi quando siamo all'esterno ci serve comunque una batteria per usarlo. Con il cavo sì, benissimo in studio, ma se siamo all'esterno ci vuole una batteria, non possiamo andare in giro con il cavo della corrente. Detto questo, la batteria si comprerà a parte come l'SSD eccetera, però bisognerà, per usarlo al 100%, bisognerà comunque spendere almeno altre 200-300 euro, perché bisogna aggiungere le batterie, bisogna aggiungere gli SSD e bisogna comprare il cavo HDMI, che per farlo funzionare con il 4K a 60p, per registrare in quella maniera, bisogna prenderlo 2.0. Atomos consiglia come SSD mini Angel Beard o quello della Sony, mi sembra, che sono praticamente più piccoli, e come avete visto prima il caddy questo vi farà questo lavoro qui, andrà a sporgere. A me sinceramente non dà fastidio, però chi di voi dà fastidio sappiate che loro consigliano questi SSD che vi ho detto, che arrivano praticamente qui, quindi sono un po' più piccoli diciamo così, e quindi vanno a coprire questa zona qui. Se mettete un SSD standard di qualsiasi tipo, un Samsung, un SanDisk eccetera eccetera, sappiate che vi sporgerà il caddy, perché lui andrà all'interno di questo case. Fatta questa parentesi, che ripeto è una delle cose che non mi è piaciuta molto come prima impressione, andiamo a accenderlo insieme per la prima volta. L'accensione è da qui, anzi prima di accenderlo vi voglio parlare delle porte. Qui ai lati ha la presa per il microfono, qui possiamo attaccare le cuffie, quindi possiamo sentire quello che stiamo registrando. Qui è, come detto, il microfono, e qui il remote, bisogna andare a vedere, ma credo che sia per gestirlo appunto in remoto. Qui abbiamo delle prese da un quarto per posizionarlo dove più ci piace e magari aggiungere, non so, magari un microfono sopra. E qui troviamo una presa HDMI
in e out, ossia in è l'entrata dove dalla fotocamera magari mandiamo il segnale video a lui. Però se magari abbiamo un cliente o dobbiamo far vedere a qualcun altro il video, avete anche la possibilità di mettere un altro cavo HDMI attaccato qui in out e farlo uscire magari su una televisione più grande per far vedere in diretta quello che stiamo registrando. Ora ragazzi, spellicoliamo, un attimo di silenzio. Ok, e andiamo ad accendere il nostro Ninja 5. Spingiamo qui a fondo il tasto power. Ecco qua, la ventolina si è accesa e siamo subito dentro. Devo dire che non so voi dalla fotocamera qua sopra come vedete, ma devo dire che si vede veramente veramente bene. Ora me lo dovrò studiare un po' perché è la prima volta che lo prendo in mano, ma possiamo andare qui sopra nei menu, credo, eccolo. E non credo che ci sia la lingua in italiano, quindi lo lasciamo in inglese. Qui vediamo che parla dell'HDMI, vedete, richiede la 2.0 come vi ho detto, la calibratura. Qui abbiamo tutti i log, perché lui ci permette addirittura di caricare già nel video magari una nostra LUT che usiamo spesso, e la possiamo anche incamerare direttamente nel video e esce dopo, quando magari, non so, passiamo in fase di montaggio, ce la troviamo già con questa LUT che non si può togliere. Oppure possiamo mettere fino a 7-8 LUT qui all'interno, le carichiamo, ce le troviamo sempre lì, e magari mentre registriamo le possiamo subito vedere in anteprima, però non va a inficiare il file, ossia quando poi le andiamo a passare sul nostro PC o Mac, quello che avete, le ritroviamo con il suo log normale, senza la LUT applicata, e la dobbiamo riapplicare dopo in post-produzione. Però mentre registrate già vedete l'effetto finale con la vostra LUT preferita, cosa non da poco e molto molto utile. Quindi sappiate che potete fare questo. All'HDR, sull'output, che praticamente è questo qui, possiamo decidere varie cose, come farlo vedere, 4K, eccetera. Qui abbiamo il recorder, poi abbiamo il time code, qui abbiamo, vediamo mentre registriamo, il minutaggio, eccetera, eccetera. Qui abbiamo i file che, diciamo, siamo andati a registrare all'interno del nostro Ninja, e qui abbiamo tutte le varie funzionalità per le cuffie e l'audio. Abbiamo il focus peaking, abbiamo la zebra, qui ecco le latte che vi dicevo, eccole, sono 8 e non 7. Qui abbiamo per gestire il monitor e il display. Bisogna prendere un po' alla mano perché, come vedo, ha tantissime funzioni, tantissime. Una cosa molto interessante che ho già visto, ma poi magari lo rivedremo bene nella recensione completa, è il fatto anche di mettere già alle clip che andiamo a registrare un mi piace, un non mi piace, di tagliarle magari solo in quel pezzo, cosa non trascurabile, che ci avvantaggia e di molto il lavoro poi dopo in post produzione, perché lo facciamo già direttamente sul nostro schermo e ce lo ritroviamo poi dopo. Quindi questa brava Atmos, perché comunque è una funzionalità molto carina e interessante. Qui vi dà la carica residua della batteria se non avete il cavo, perché naturalmente con il cavo state sempre al 100%. Qui avete l'SSD e vi dirà anche la quantità. Qui vi dice che no input perché non ha il segnale. Una volta inserita il cavo HDMI vi sparirà questa icona e potete iniziare ad usarlo. Per quanto mi riguarda, la prima infarinata che vi ho potuto dare su questo Ninja 5 mi è piaciuto, credo che abbia delle potenzialità enormi, non vedo l'ora di provarlo sul campo, e soprattutto fatemi sapere qua sotto nei commenti se non vedete l'ora che vi porti una recensione completa su questo gioiellino. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato mettete un bel mi piace, che mi farebbe un grosso piacere e ci aiuta a far crescere la nostra community, così che io possa portare sul canale sempre contenuti più interessanti. Se ancora non l'avete fatto, quindi iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per avere tutti i prossimi aggiornamenti su tutti i prossimi video che usciranno sul canale. Ricordatevi inoltre di seguirmi su tutti i social, Instagram su tutti, che è il social che uso di più, dove vi tengo aggiornati continuamente su tutte le news che riguardano la fotografia e la tecnologia, ma seguitemi anche su Telegram, che vi tengo sempre aggiornati sui video che escono settimanalmente o anche due a settimana. Inoltre, ogni tanto, non sono uno di quelli che bombarda,
ma ogni tanto vi spoilerò qualche bella offertina su Amazon, quindi seguitemi anche lì. Io ragazzi vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!